Che bello, che bello! Un nuovo videogame! Giochiamo oggi con VGF Lover! Chi è VGF Lover? Sono io! Sono io! Quindi tu mi stai dicendo che ami VGF e quindi sì, tu mi stai dicendo che ami in particolare Giorgio Pirtorgio. Giorgio Pirtorgio, eccolo lì, il tuo innamorato principale. Ma oggi oggi siamo anche con Piadina, che è un vecchio amico che nessuno si ricorderà perché è poco importante. Sì, bravo. Un'umile fazione chiamata Ladri. Va bene. Sì. Pronti? Vai. Presenti. Sì, anche Anna. Dai, fai partire Piadina. Allora, iniziamo a giocare a questo nuovo videogame che si chiama Among Us. Praticamente, tra di noi, vuol dire Among Us, c'è uno che è un traditore. Adesso vi verrà comunicato il vostro ruolo. Voi non dovete dire niente a riguardo, ok? Potete essere o un membro della ciurma o un traditore. Ci sarà un pulsante rosso. E tu non lo tocchi, perché cosa se fa? Tu metti le mani sui pulsanti, io ti taglio le mani, ok? Ok. Perfetto. Adesso ognuno di noi, vi spiego come funziona in breve. Praticamente voi dovete andare in giro, ok? State attenti e guardatevi le spalle, specialmente se qualcuno vi insegue. Vattene via tu. Ma perché non posso venire con no, te? No, che non puoi venire con me. Vi spiego. Aspetto seguire la gente. Alex, te ne vai immediatamente. Grazie. Allora, come funziona? Ognuno di noi deve fare una serie di missioni. Piccole missioni, brevi missioni. E come faccio a riconoscere le missioni? Sono in giro, sono cose con cui puoi interagire. Questo ovviamente se sei una persona buona. Se invece tu sei una persona cattiva, allora non devi fare le missioni, ma invece devi uccidere gli altri membri dell'equipaggio. Ok? È semplice, no? Ok. Perfetto, sì. Giorgio, magari quando apri bocca dovresti dire qualcosa in più di ok, perfetto. Ma forse è il tuo primo video che fai, anche tu, quindi ragione. Forse è anche normale capire che possa succedere questa cosa. Devo dire però che in tutta la situazione mi sembra che l'assassino sia un pochino scarsetto, perché effettivamente non ha ancora ucciso nessuno. Si sta comportando tranquillamente. Non sta succedendo niente. Boh. A meno che se morite ditelo. Cioè l'unica cosa che dovete dire, solo se morite, il resto non va potete bene. Dirlo. Sei morto? Sei morto? No. Cosa vuol dire? No. Sei sì, morto? Sì, forse. Sì, sono morto. Imbecille, sei morto, scemo di guerra. Sono morto, è vero. Ok. Trovate il suo corpo. Allora, visto che è la prima partita che facciamo, ci concediamo questo lusso. Dimmi dov'è il corpo, così possiamo venire a investigare. Dove sei morto? Ecco, tutto a destra della nave. L'ho trovato, ragazzi. Allora, riporto che ho trovato un cadavere morto. Oh no, che succede? Allora, dobbiamo discutere. È morto Otto Piadina. Esatto, dobbiamo discutere del fatto che si è trovato un cadavere proprio morto in mezzo alla via. Per formulare delle ipotesi su chi è l'impostore. Ok, quindi io darò la parola. Processo, no? Sì, abbiamo 117 secondi per fare questo processo. Io darò la parola a ciascuno di voi. Allora, VGF Lover, anche allora, chiamato io Alex. Non ero impossibile perché ero dall'altra parte, ero a sinistra della nave. Ok, hai altro da dire? Qualche accusa verso qualcuno? No, non ho niente da aggiungere, non ho visto niente di strano. Ok, do la parola a Polo Plump, Anna anche detta. Prego. Oh, io ero sotto la sala delle riunioni a fare le task. Sì. Stavo sì. trasferendo i documenti. Interessante. Quindi non hai visto niente? Hai qualche accusa? No, e prima stavo. Non urlare, mannaggia te, che mi sturi le orecchie. Hai qualche accusa da formulare, Polo Plump? Non lo so, però ho visto Pirtorgio che andava verso la parte destra della nave. No. Okay. Però anche per tufande ci stava andando. Giorgio, qua ci stanno cercando di mettere all'angolo. Allora, è il tuo momento. Sì, io? Certamente, Giorgio Pirtorgio. Allora, io voglio dire, VGF Lover non era dall'altro lato, perché dall'altro lato io stavo girando tutto il tempo e non l'ho visto mezz'ora. Quindi potrebbe aver mentito. Silenzio. Oppure potresti mentire tu. C'è questa ambivalenza di questa situazione. Certo, tutti possono mentire. Certo, beh, è normale. Si deve mentire. Sta mentendo lui. Per tufande, tu invece dov'eri? Allora, io non me lo ricordo, ero in giro. Io ti ho incontrato alla sala riunioni prima che scendevo giù. Sì. Però ho incontrato anche Otto Piadina. Stavate andando nella stessa direzione. Io ho fatto delle missioni, ho fatto delle tasks. Ma anche Pirtorgio c'era, quindi non mi sento però di accusare nessuno. Però mi sento un po' triste per il povero Otto Piadina, che già è il primo video che fa dopo 2 anni. È già morto. Subito. Vabbè, facciamo un'eccezione alla regola, uno strappo alla regola. Puoi dire anche tu senza parlare di quello che del finale, ok? Però nella prima parte di gioco, dove ancora eri vivo e in vita, mancano 15 secondi. È successo qualcosa di sospetto, Hot Piadina? Veloce. Beh, effettivamente mi stavano seguendo VGF Lover e Pirtorgio. Ok, perfetto, perfetto. Chi dei due? Allora, io direi skippiamo il voto per questa volta. Schifo. Ok? Skippiamo il voto. Va bene. Nessuno ha votato niente. Abbiamo saltato
E la prossima volta vedremo tutti se... anonimi, tutti okay. innocenti. Per perfetto, ora. Vedete, adesso praticamente passa la notte. Dalle stelle. Nessuno è stato buttato fuori dalla nave perché abbiamo saltato il voto. Manca, rimane ancora questo impostore famelico tra di noi, ok? Quindi a questo punto, oh, io vi ricordo che, in come in tutti gli altri videogiochi, qual è la regola? Che l'Ionio non può essere ucciso subito, cioè deve essere ucciso per ultimo. Per ultimo, quantomeno, no? E se è l'Ionio che uccide gli altri? Se è l'Ionio che uccide gli altri non si uccide da solo. Deficiente, scusa, eh. E ovviamente fa quello che vuole. Io intanto sto facendo diverse task. Mi sento di chiedere a uno di voi adesso però cosa state facendo. Quindi Anna, mi dici che cosa stai facendo, per favore? Allora, io sono nella sala amministrazione, ho appena passato la mia tessera e niente. Ok, ok. Pirtorgio, mi dici cosa stai facendo magari? Io sto passeggiando perché non ho ben capito come funzionano le task. E quindi... È credibile. L'ho visto passeggiare, è credibile. Confermo. Lo vedo anch'io, Pirtorgio. Pirtorgio, sì, sì, l'ho visto anch'io. VGF Lover, ci vuoi dire io che cosa? Io sto cercando delle task, ma non le trovo. Ma che cosa ho trovato io? Una task. Che ho trovato? Piadina. Puoi parlare, sì. Non è che sei morto davvero. Ho trovato ma non borbottare, imbecille! Dai, piadina! Sembra un piccolo me che no, è la mia prima volta, scusate. Ho capito, ma se te sei andato a dormire, una pentola di facciola, sfenatro di asa, ma che cos'era? Allora, ho trovato un monitor che ci sono quattro telecamere e posso vedere dall'alto cosa fanno i miei amici in girano. Ah, sì, la sala controllo, è vero, è vero. Ma io l'ho detto a Piadina. Vorrei che mi rispondesse lui se è nella sua facoltà mentale dire qualcosa. Nella sala delle telecamere puoi guardare tutti, alla fine è importante. Vabbè, importante. Molta saggezza comunque ha tirato fuori, secondo me. Sì, sono saggio. Allora, qua c'è Polpo Plump, che effettivamente... Ciao, Polpo Plump, fettufande. Sei onesta, tranquilla. Ma è successo qualcosa? Cioè, se morite potete dirlo, solo per questo round. Nessuno però. È morto, mi sa. In teoria, se si muore dal prossimo round in avanti, non si può dire, Quindi, mi sembra più che chiaro. Ciao. Ciao. Mi sembra più che chiaro chi sia l'assassino, però, a me, Cioè, sinceramente. Davvero? Non l'ho capito ancora. Ma c'è un tipo tutto nero, estremamente sospetto, che non sta facendo niente. No, in non tutto il tempo. Non colpare me. Ma perché io non ho. Io non ho semplicemente capito come funzionano le task, quindi... Non è ma ci vero. Sono dei pannelli luminosi. Infatti, Giorgio Cattorgio, ovunque. Secondo me stai mentendo, perché è vero che sei tonto, però... Va bene. Alex, effettivamente da fantasma Lion, che Giorgio si muove. Non mi seguire. Alex, cosa stai? Alex, non mi seguire. Non ti voglio uccidere. Aspetta un po'. Ci sono due possibilità. Chiamo un meeting di emergenza, raga. Un meeting di emergenza. Che è successo? Ho intuito. Cosa succede? Ho intuito tutto. Per tuffande. Ho la questione chiara nel mio cervello, si è palesato tutto. Allora, Alex non è abbastanza furbo, ok? Da riuscire, secondo me, questa è la mia accusa. Secondo me Alex non è abbastanza furbo da riuscire a fingere di avere paura che io lo uccida, ok? Perché quindi? Quindi sei tu, Giorgio, Pirtorgio è lui. No! Però no. Potrebbe anche essere che tu stai accusando Pirtorgio per potrebbe ammucciare essere. Il fatto che sei invece l'assassino. Tu mi vuoi eliminare perché sei io, Teo e Alex. E Alex sta dando l'ok per farmi uccidere. Alex, di qualcosa al riguardo, rispondiamo. Io do l'ok per uccidere il Pirtorgio perché secondo me è lui l'assassino. Cavolo, è difficile, cioè... Ma non lo so, guarda, votiamo... perché io non ho visto nessuno dei due fare cose. Io voterei Pirtorgio, se tutti voi siete d'accordo. No, io non io sono fido. Morto, ma sono d'accordo io anche da morto. Io non sono d'accordo. Non mi interessa, votiamo comunque Pirtorgio, va bene? Sì, anch'io. Vai, voto te. Votiamo Pirtorgio, attenzione. Oh, non votate me. Votiamo Pirtorgio. Benissimo, fuori dalle balle, Pirtorgio. Ma perché? Ah, sì, eri l'impostore. E adesso vai a finire fuori nello spazio profondo. Era lui! Ve l'ho detto! Stoletta Maio su di c'è zozzo, era l'impostore! Abbiamo vinto, ragazzi! Bra, facciamo play again. Oh, guarda Fantasma Piadina, okay. Che ole. Carino! Ma che carino, funziona no, anche bene. È stato divertente, mi ha ucciso subito, Giorgio. Adesso rifai partire immediatamente stesse regole di adesso. E questa volta, però, spero di essere. Sono offeso! Io, Anna, anche mi andrebbe bene. Non mi interessa, sei scarso come impostore, fai schifo, ho mi raccomando. Ho cambiato cappellino! Vabbè, io purtroppo sono molto deluso da questa cosa, che io sono sempre... Ma non puoi dire che lo sei! Vabbè, puoi dire che sei crewmate, scusa, anche se sei assassino, tu devi puoi dire... Puoi bleffare comunque, Tu devi dire che sei crewmate, anzi, devi per forza dire che sei crewmate, anche allora se sei assassino. Crewmate. Però da adesso, da questa partita in poi, fateci anche sapere se volete vederne delle altre, mettete un coltello tipico dell'impostore nei commenti, come emoji ovviamente, non è che ci dovete scaricare i coltelli di casa. Però, dice, nessuno ha riso, era una battuta bella. Oi. Non l'ho capito tanto bene, francamente. Non avete capito niente, perché siete tonti. Vabbè, fa niente.
Comunque, io sto svolgendo delle task molto belle. Però volevo dire, nessuno può dire che è morto, ok? Perché non vale, cioè il morto, certo, in teoria non vale. Non può parlare. I morti non parlano. Eh no, io intanto faccio le mie task. Io ricordo a tutti quanti. No, 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 scusa, domanda, non ho capito. Se moriamo non possiamo dirlo. Eh già, eh già, eh già, eh già. Eh no, perché uno deve trovare il cadavere, capito? Certo, Giorgio. E quindi fingiamo di giocare mentre siamo morti. È triste come cosa. Sì, sei mica morto. Non puoi dirlo. Giorgio mi sta guardando male. Giorgio mi sta guardando male. Non può essere di nuovo lui il pertufande. Cioè, sarebbe. È impossibile, per favore. Non può esserlo, non può esserlo. Io sto svolgendo una quantità di missioni pazzesca. Ed anch'io estrema. Pazzesco. No, allora tu non devi toccare niente, ok? Ah, no? Prima che fai danno di nuovo come prima. Cosa è successo? Giorgio ha sussultato, ho sentito un sussulto. Oh, no! Ho sentito un sussulto per tu fande. Cosa è successo? Ho comprato una task così bella. Ah. Che sono svenuto. Il cadavere, ho trovato il cadavere. Oh no, un cadavere! Piadina, chi ti ha detto di toccare il cadavere? Volevo toccarlo io, il cadavere del mio amico. Ma che schifo! Allora, silenzio, Piadina ha trovato il cadavere, secondo me è lui. 100%. Secondo me. 100%. Allora, no, io ero dietro di lui. Sì, sì. Però, mentre io stavo salendo con lui, lui stava scendendo. Piadina, vota, dai, Piadina. Dai, andava. Lo eliminiamo subito. Lo eliminiamo subito così. No, io non ho visto mai WGF Lover. WGF Lover fa schifo pure, ma secondo me. Piadina. Potrebbe averlo ucciso, silenzio, ed essere silenzio, scappato, silenzio, a sinistra. Piadina, puoi difenderti se vuoi. Prego. Sì, allora, io ho trovato il cadavere, quindi se fossi l'assassino non l'avrei mai trovato. Potresti anche star bluffando, però. Un bel bluff. Un bluff. Potrei, oppure è stato WGF Lover che nessuno l'ha mai visto oggi. WGF Lover, come ti difendi da queste accuse? No, l'ha trovato troppo velocemente. Impossibile. Giusto, che se ne andate ed è tornato. Cioè, Pitorgio. Coincidenza. Può essere stata una coincidenza. Che ne sai? Tu sei morto. Sicuramente comunque è stata una coincidenza. Quindi i morti non parlano a casa mia. Però vabbè. Ma sono... Polo plum plum. Dei. Come ti esprimi a riguardo a queste allora, accuse? Allora, io ho visto che lui scendeva da sopra e quando ci ha visti salire è ritornato di su. Di che cacchio stai parlando adesso, però? Di Hot Piadina. Hot Piadina, dai, Hot Piadina, non l'ho mai visto. No, 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 è Hot Piadina. E se fosse Anna che mi sta accusando dall'inizio? Potrebbe anche essere, ma buttiamo. Io butto fuori Hot Piadina, sono convinto. Anch'io, fa schifo abbastanza. No, ok, va bene. Ognuno voti, per favore. Va bene. Distribuite va bene i vostri voti. Ok, Hot Piadina viene buttato fuori, dai, dall'astronave. Viene defenestrato? Zitto, vediamo un po'. Vediamo un po'. Se eri te. Secondo me era lui, guarda che schifo. Ma sono fortissimo a indurre in tentazione le persone. Non è stato fortunato. Regen, allora questa volta spero di essere ok, ci siete tutti, bravissimi, sì. Bravi, 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 Pirtorgio. Grazie. Pirtorgio, ti puoi aggiungere un qualcosa? Niente, è già partita. Ma c'erano le orecchie da topo, perché non te le sei messe? Perché è stupido. Raga, ma non è possibile, io sono sempre il crewmate. Mi sono rotto le palle. Sempre. Non è giusto. Certo, tutti i crewmates io. Certo, ovviamente siamo tutti crewmate, però cioè, questo mi sembra... round niente impostore, stranissimo. Vabbè, in nessun round c'è mai un impostore, come in prigione, no? Sono tutti innocenti, è normale. Io intanto faccio le mie missioni. Qualcuno mi ha sentito Alex ridacchiare in modo strano. Alex, non ho sentito niente. Non ho trovato niente, perché sto cercando delle cose, non le trovo. Alex è l'impostore, dai, ma Alex così sei troppo è ridicolo. Non ho beccato, cioè, pulsante. Non sono io. Alex è l'impostore. Sentito la lama. Giorgio, corriamo a prendere il pulsante. Alex, è Alex al 100%. Premiamo, premiamo, premiamo. L'ho premuto. Emergency. Allora, è Alex al 100%, raga, era proprio perché è un imbecille, non è capace di fare niente. Ti diamo però dei secondi per difendere. Prego, fallo. Hai visto che è arrivato per ultimo? È arrivato per ultimo Hot Piadina, perché ha ucciso Anna ed è arrivato per ultimo. Bugia, ma nessuno ha scoperto che è morta Anna. No, no, dai, forza, votiamo Alex, raga. È palese, non può essere di nuovo Hot Piadina, cioè... voto da solo. Beh, eri te che lo ammetti. Lo ammetti. Dai, non sono capace. No, hai riso, appena iniziato hai riso. Cioè, come puoi essere credibile? Era l'impostore, cioè, bravissimo. Oh, assurdo, io non me l'aspettavo. Ma guarda, neanche io, era veramente bravo a fingere. Stavolta dovete dare il tempo a Giorgio di mettersi le orecchie da topo. No, allora, no, chi se ne frega. Deve essere... No, no, orecchie da topo. Va bene anche il formaggio. Vai, Piadina, Hot Piadina, Hot Party. Hot Party, okay, questa Piadina. Va bene. Polpo Plump. Mi spieghi perché tre ore ci hai messo ad entrare? Polpo Plump, se l'è scordata, scusa. Che schifo, Polpo Plump. Dai. No, Polo. Allora, perché silenzio. Il mio nome? Silenzio. È Polo Plump. Dai, ma io sono... No, raga, però sinceramente non mi stanno girando le palle. Pure io. Sinceramente mi stanno girando le palle. Ora, io sono contenta di non esserlo perché non sarei capace. Solo che non posso riavviare la partita. Dirvi no, riavviamo perché io sono perché se io lo faccio, poi quando io non riavvio la partita, allora sarà palese che sono io, capito, l'impostore. Ah.
Perché dico, ah, questa la voglio giocare. Come mai la vuoi giocare? Perché sei tu, Io non ci avrei mai pensato, l'avrei fatto come un idiota. Va bene, perché sei un topo. Però magari Anna invece, Anna è sveglia, come persona. Io sono sveglia, sì, molto sveglia. Ottopiadina, tu questa è una, non ti avvicino. Mi hai guardato male, Allora, ho visto tutto, ho visto totalmente tutto. Ho visto Anna, sei cosa hai visto? Vabbè, allora facciamo finta che questa, dai. Facciamo finta, perché se no, capito? Poi le chiudiamo tutte. Non ho capito. Le chiudiamo tutte al primo round e poi un po' brutto. Ma che cosa vuoi far finta? Allora, io ho visto VGF Lover che gli veniva staccata la testa. Proprio diretta. Calmi. Però non ho visto bene quello che l'ha staccata, ok? Perché c'era buio. Quindi ho visto, però mi è sembrato di vedere Polpo Plump. Mi è sembrato. Ma che dai, Polo Plump. Dimmi un po'. Come lo cambia il nome? Difenditi, Polo Plump. Forza. In che zona era il cadavere? Era dove l'ho trovato, perché l'ho detectato io. Non puoi mettere in dubbio. Era? Non me lo ricordo dov'era, ok? Non lo so. E allora, scusa, non ti posso dire se io ero nei paraggi o no. E se l'avessi ucciso detectato subito. Potrebbe essere un arguto piano, bravo, otto piadina, effettivamente. Sì, sì. Intanto Pirtorgio può confermare che mi ha incontrato in giro. Sì, è vero, era in basso nella mappa, io perché non l'ho visto. Va bene, VGF Lover, vuoi dire qualcosa del prima che tu iniziassi a incontrare la tua morte? Io stavo camminando. Sì, e poi? E non mi sono accorto che mi hanno ucciso. Ok, perché ero imbecille, vabbè. Non se l'ha accorto mai. Schippiamo il voto. Io non voto veramente. Skippiamo il voto per questo round e andiamo avanti. Ok, Pirtorgio, anche tu dovresti skippare, perfetto. Skippato. Perché sei un po' imbecille, magari pensavi di stare lì. Sì, un po' lento, le cose che faccio. Grattarti vabbè. La scimmia, va bene, non importa. Adesso nessuno è stato sbuttato fuori dalla nave e abbiamo saltato il voto. Quindi partiamo per un prossimo round. Posso giocare anch'io? Sì, sei un fantasma, puoi anche fare le missioni. Da fantasma puoi svolgere le tue tasks. Quindi effettivamente anche io, comunque raga, ma sapete, vi dico, ma ammazzatemi quando vi pare. Perché in fondo, no, anche se io divento fantasma... No, non mi piace quello che stai dicendo. No, perché cose le puoi fare comunque, posso, da fantasma. Posso non è agire. Che esci. E poi comunque ma questo concentrarsi sul fatto che non sei tu, cos'è? Non capisco molto bene. Giorgio sta mettendo in discussione il mio, cioè io. Tu pensi che sia io? Ma io ne sono molto più che convinto. Ma sei imbecille, ma seriamente? Cioè, sei serio? Sì. Io so che sei il migliore qua a mentire. E che tutta quella scena di Anna sembrava perfetta. Allora c'è Polpo Plump dietro l'angolo che mi vuole fare un assassino. Anna, mi spieghi cosa ci facevi? No, stavo vedendo cosa devo fare. Come di no? Task. Ascolta, boys and girl, io ti ho vista, te lo ricordo. Ti ho vista. Da dove? Cosa? Che ti ho vista. Non mi, ma se tu mi ammazzi... puoi aprire la mappa per vedere le task che devi fare. Stavo guardando la mappa e basta. Non è vero, eri dietro apri l'angolo. Ma la mappa ti dice le task. Sì, lo so, ma eri dietro. Anna è pure brava a dire bugie comunque. Cos'è successo? Ho sentito della sofferenza. Cos'è successo? VGF Lover, tu sei. Successo? Ho visto passare, mi hai fatto cagare addosso. Mi hai fatto cagare addosso però con mi questa. Mi è passata davanti Anna, ma è lei. Okay. Vabbè, ma era, l'ho detto anch'io. Ma cosa? Dove? Quello stupido di Pirtorcio. Io l'ho sempre detto nella sala dei generatori. Mi devo comprare un martello da giudice. Per il momento non ce l'ho, quindi faccio con le mani. Fighissimo. Calmiamoci, ok? Allora mi sembra che a questo punto chiaramente possiamo votare Polpo Plump, va bene? No, sì. Perché io ero nella sala dei generatori. Per me è stato piadina. No, sei stata te. Quindi abbiamo deciso di votare Polpo Plump. Sempre sospettato di Polpo Plump. Tu stai zitto, che pensavi fossi io, brutto scemo. Cioè io innocente al 100% non avevo fatto niente, non sono mai uscito io. Facciamo un'altra abbiamo partita. Abbiamo vinto. Play again, my friend. Però intanto due l'ho fatti fuori. Due. Bravo. Vai Piedi, fai partire questa game. Polpo Plump. Me la sento che sarò io sicuramente adesso. Però ma tua sorella no, è il carrier. Porca miseria. No, è sempre crewmate. No, vabbè, dai. Anch'io sempre crewmate. No, raga, ma io voglio essere io. Cioè non, mi sono rotto le palle adesso, seriamente. Non vale. Cioè, come facciamo? Magari possiamo fare un altro episodio se a voi piace. Potrei, però vorrei una volta, mio signor. Una volta potrò essere io. Finiamo questo e basta ormai. È Alex. Mi ha toccato. No, Alex, perché non è così. Allora, l'ho detto prima di morire. Ok? Non si dice comunque. E io ho detto è Alex e poi sono morto. Chi sarà mai? Chi potrà essere?
Chi potrà essere? Chi potrà essere? Secondo me è Piadina. Vabbè, ho capito, bugia F Lover. Ma direi, vedete un po' voi. Alex è il peggiore, però su questo possiamo essere tutti d'accordo. Ma 100%. Sì, dai, votatelo via così possiamo riprovare. Fai cacare, fai cacare. Avevo appena detto, Alex, tu potevi bleffare e dire no, non sono. Invece mi hai ammazzato. Cioè, boh. Ma tu non capisci. Solo. Lui ti ha aperto la strada per diventare. Bravo. Esatto, l'ho fatto apposta. Grazie, Alex. Adesso. E però metti che adesso esce. E sei te. Noi lo sappiamo già. Ma tanto non esco, perché guarda, questo gioco funziona così. Quando non esci mai, non esci mai. Punto, fine. Io ci ho già giocato un po'. Beh, se non esci mai, non esci mai. Sì, no, cioè, se tu inizi a non uscire mai, continuerai a non uscire mai per sempre. Ma tuttavia, ok? E tua sorella in carriola. Baffanculo. Dai, mamma mia. Va bene, non ti preoccupare. Adesso facciamo le nostre task. Allora, chi è l'assassinio? Si sbrighi ad assassiniare qualcuno, così possiamo spottarlo istantaneamente. E in questa maniera questo game vinciamo subito. Capite? Perché mi sono rotto le palle. Cioè, non è mica possibile. Sospetto, sospetto. Cosa? Tu? Perché? Cosa vuoi? Non lo so. E cosa vuoi? Cioè, t'ho visto. Cioè, ma porca miseria, ma scusa. No, nulla, nulla. Io sospetto. Guarda, te lo dimostro che non sono io. Vieni qua. No, no. Non voglio dimostrazioni da te. Ti giuro che non sono io. Se venivi te lo dimostravo. Qua, all'inizio. Guarda, perché se io ti uccidessi adesso, tra l'altro, sarei un imbecille. Perché ovviamente, che cavolo, se tu muori. Sarebbe giusto, hai ragione, hai ragione. No, io sono. Io, se fossi io. Perché non capirò mai. Ma se fossi io. Tra l'altro, c'è Alex sospettissimo. No, Giorgio. C'è anche Giorgio dietro l'angolo, Alex. Attento. Aiuto. L'ho visto io. È proprio lui. Sono al 100%. No, 100% non posso dirlo. Ma è qui? Dov'è? Alex, no, Alex, no, Alex. Scappa. Scappa. Porca miseria. E Alex, ho visto che ha ucciso Giorgio. L'ho visto. Ma non è vero. L'ho visto, ma sto scappando. Qualcuno riporti il cadavere. Sta tipo in una specie di il bottone di emergenza. Il bottone di emergenza. Scusa, perché non l'hai riportato tu? Perché c'era mi ammazzava pure a me. Sono dovuto scappare naturalmente. Stupida. Che cavolo rimango lì, mi faccio ammazzare. Hai ragione, mamma mia. Questo ragione. Alex, cioè, è forte comunque. Non è una serie. No, ma no, io sono scappato. Oh, sì, cadavere! Come no. Reportalo così andiamo subito ai voti. Mio. Raga, è stato Alex. Sono 99. Amici, praticamente ho visto, perché Giorgio è quasi morto. Ma pure Piadina. Porca miseria, è stata una necatombe. Allora io propongo di votare subito per buttare fuori Alex. Allora, io posso dire che mentre stavo scendendo ho visto Alex che correva. E scappavo! Nella parte opposta rispetto a dove c'era il cadavere di Piertorgio. Poi avete sentito tutti che c'eravamo io e Piertorgio insieme con Alex. Io ho urlato, c'è Alex, e poi Piertorgio è morto. E Piertorgio stava scappando da Alex. Quindi, secondo magari me... Magari sei stato tu! Secondo me è Alex, ragazzi. Però io ho sentito urlare Piertorgio molto prima che tu dicessi, che lui dicesse di essere morto. Se volete skippiamo il round. Cioè, non lo so. Volete skippare? Secondo me preferisco skippare. Vabbè, skippiamo il round. Vabbè. Preferisco skippare. Secondo perché me... ho urlato prima. Tu hai parlato con un cadavere, secondo me. Come hai fatto a parlare con un assoluto Piertorgio? Perché ha fatto un lamento. Piertorgio, puoi confermare che quando io stavo urlando tu la eri bocca vivo? Cucita. Beh, sei morto, però insomma, cioè, non è sì, questione di bocca. Sì. Vedi? Avete visto? Non mi credete mai. Devo anche fare un rutto. Scusate, devo fare un ruttino. Dai, ma l'ho fatto. Potevamo coprirlo. Infatti potevate coprirlo. Ma che scusa, che amici siete? Io volevo sentirlo. Dai, Giorgio, che schifo. Ma cos'è quel rutto? No, che schifezza. Ma come fai? Non fa ridere. I rutti sono rutti. Dai, sei un pervertito. I rutti, cioè, sono brutti. Rutofago. Che schifo. Cosa ho detto? Mangiatore di rutti. Ma tu mi vedi? Tu mi vedi? No, naturalmente. Sei un fantasma, amico mio, invisibile. Ma io ti seguo, ok? Sei un piccolo Casper. Oh, però non è che devi molestarmi. C'è Anna. Guarda che anche Anna potrebbe. Se non si può mai fidare di nessuno. E se fosse Anna Plump. No, secondo me sei te, schifo. Infatti Alex, dov'è Anna? Tu l'hai visto? Perché no, guarda che è visto. Schifoso, eh? Secondo me l'ho lui nascosto. Vedi? Ho paura, vedi? Di morire. No, non hai paura di morire. Tu vuoi uccidere e sta sei nascosto. Sta cercando prede, sta cercando. Ho visto VGF Lover. Dov'è VGF Lover, Anna? È nella sala principale che stava scendendo verso giù. Che non schifo, dire che VGF voglio uccidere. Lover, tu non sei un lover, tu sei un hater, perché in realtà vuoi ucciderci. Brutto maledetto. Ha ridacchiato! Avete sentito? Stupido. Era lui. Chiridacchia è sempre colpevole. Chiridacchia è sempre colpevole. Sì, questo è proprio naturale. È naturale. Comunque io, raga, non lo trovo più. Ho paura, perché sicuramente è nascosto da qualche parte quell'infame. Ma vado a cercare in io, magari. Giorgio, sì, fai il fantasma bravo. Trovami questo imbecille, perché a quanto pare si è nascosto da qualche parte. Non so se c'è qualcuno. Attento. Andata. Ho vinto così. Che è successo? Ho vinto perché tu non mi puoi più buttare fuori, capito? Quindi a me bastava uccidere uno di voi e ho vinto. Ma è
vince. Sono vittorioso, sono forte. Io l'avevo detto e voi non mi avete dato ascolto. Certamente. Ma si capiva, non si capiva niente. Ho fatto un bluff eccellente. Per favore, io e te abbiamo già giocato una volta insieme. Quando sei te fai una strage. Non è vabbè, quello è vero. Ammazzo un casino. Sono proprio molto sanguinolento. Bene, per questa volta ci fermiamo. Fateci sapere se volete vedere un altro video. È stato molto bello. Piadina è stato molto bravo anche, perché mi ricordo il primo video di Giorgio, Cico, Alex. Mamma mia, poteva dare sicuramente peggio. No, Giorgio era peggio di me all'inizio. Cioè, Giorgio è vero. Mamma mia, non Alex che adesso era peggio di me. Alex era tutto stupido. E tu invece perché tu no. Wow. Beh, ci fermiamo. Lion, Piadina, Anna, Giorgio e Alex out. Ciao.